Ehi ragazzi, come va? Non potevo non farvi vedere questo gioco. Mea culpa, lungi da me, ma sapete, è uno di quei giochi fatti così bene, ambientazione e personaggio, che doveva per forza stare nel video i quattro giochi che non esistono, perché purtroppo è un progetto indipendente, che non è ufficializzato, ma ecco, posso mostrarvelo, ma questo è solo un incipit. Se volete vedere altri fantastici giochi rimaneggiati con una grafica perfetta, andate a guardare il video originale che troverete qui, alla fine del video praticamente, vi spunterà in sovraimpressione, dovete solo cliccarci, oppure ve lo lascio nei commenti. Mi raccomando ragazzi, e buona visione, sognate con me. Non si finisce mai di parlare di giochi che non esistono, e mi sto riferendo al video già uscito, i quattro giochi che non esistono. Poi aggiunsi anche Medieval, e quindi facciamo 5, adesso siamo a 6. Volevo farvelo vedere da un po'. Spiro, non si dice Spyro, perché Spyro deriva dalla parola... No, Spiro deriva dalla parola greca Piro, quindi baffanculo. Un gioco meraviglioso che purtroppo anche questo non esiste. Però parliamo stavolta di due programmatori differenti che hanno usato l'Unreal Engine. Uno ha creato solo il personaggio e l'altro le ambientazioni. Ma mi soffermo di più sulle ambientazioni, perché erano quelle che mi facevano sognare di Spiro, e mi sto riferendo a un altro video, gli 8 posti di videogiochi in cui vorresti vivere. L'ambientazione di Spiro è meravigliosa, bella, è sognante, è fantastica, è da rimanerci a vita. E qui la vediamo in tutto il suo splendore, in mega texture fichissime. Guardatelo proprio nel suo insieme. Dovevo per forza farvelo vedere, dovevo per forza farvi accorgere di questa meraviglia. Quello che posso dirvi però è di rigiocare quelli che esistono effettivamente come Spiro, e sperare che ci sia un bel remake. Magari Insomniac ci fa un pensierino. Questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video.